Amici sportivi di Video Nola, ben ritrovati allo spettacolo del Trofeo Jack, sempre qui dal centro sportivo Maracanã. Siamo pronti per la consueta trasmissione settimanale, dodicesima giornata di campionato, un Trofeo Jack che è entrato ormai nel vivo, e stasera ci sarà uno scontro fra due squadre arcigne, tignose ma tuttavia impelagate nei quartieri di bassa classifica. Stasera si affronteranno sul green del Maracanã Porto e Fenerbahce. A farvi compagnia e a commentare le gesta degli uomini in campo, Gian Domenico Piccolo. E mentre si consumano i rituali saluti di inizio partita, andiamo a denucleare le rose che si affronteranno, partendo dai padroni di casa del Porto, che schierano fra i pali Giuseppe Petillo, Francesco Russo con il numero 2, Francesco Silvestri con il numero 3, Vincenzo Nappi con il numero 4, Andrea Nucerino con il numero 7 e capitan Salvatore D'Elia, eccezionalmente impegnato come giocatore di movimento, con il numero 9. Passiamo al Fenerbahce, che alle direttive di mister Maurizio Balletta schiera fra i pali Giovanni Maccaro con il numero 1, Vincenzo Casa con il numero 9, Felice Trinchese con il numero 5, Michele Santella con il numero 7, Pasquale Montepiano con il numero 8 e Michele Orio con il numero 3. Entrambi le formazioni presentano 6 giocatori, quindi una singola sostituzione per parte, una gara che potrebbe portare un enorme dispendio fisico, e quindi vedremo durante la ripresa come verranno alternati i calciatori a seconda delle esigenze, a seconda soprattutto delle energie ancora a disposizione da parte di entrambe le formazioni. Fenerbahce che si schiera con la consueta casacca verde, pantaloncini gialli e calzettoni gialli, mentre il Porto giocherà oggi con una casacca per permettere maggiore visibilità, ma tendenzialmente il Porto schiera sempre il completo a strisce bianco-verdi, pantaloncini verdi e calzettoni bianchi. Intanto parte il Porto in avanti e arriva alla prima azione, un palo per il Porto. Vincenzo Nappi ha imbeccato bene Nocerino, il cui tiro si è stampato sul palo, in questo caso fa buona guardia Silvestri e torna a manovrare palla il Porto, che si è reso protagonista di un avvio di gara fulmineo. Attenzione, intanto il Fenerbahce prova a rispondere colpo su colpo, in questo caso è arrivato il tiro di Montepiano con Petillo che risponde presente, ancora il Porto. L'arbitro non fischia, contropiede del Porto e qui sbaglia clamorosamente suggerimento Elia. Ci scusiamo, D'Elia, Salvatore D'Elia, numero 9, capitano, che non è riuscito a servire Nocerino. Torna a manovrare il Porto, sempre con Nocerino, che preferisce tornare dalle parti di Silvestri. Per Nappi. Nocerino. Ancora dalle parti di Nappi. Tiro rimpallato dalla difesa avversaria, mentre il Fenerbahce prova a ripartire ma perde palla. D'Elia, anche in questo caso manca il giusto controllo, e Montepiano, gioco facile nel permettere su di ripartire, ma c'è un pressing asfissiante del Porto che è determinato a passare in vantaggio sin dal primo minuto. Torna a manovrare il Fenerbahce, da piedi di Santella riparte l'azione. Ancora Santella, che agisce in corrispondenza dell'out di sinistra del fronte d'attacco, taglia bene l'area, Montepiano, e arriva alla parata anche in questo caso di Petillo, che risponde presente sugli scudi, anche l'estremo difensore schierato per la prima volta dalla formazione portoghese. Calcio d'angolo con il Fenerbahce che preferisce ripartire, riorganizzare l'azione, ma il suggerimento di Trinchese si spegne in rimessa laterale. Non è stato lesto in questo caso Casa a recuperare la sfera. Nappi prova l'imbeccata lunga per Nocerino, ma la palla termina l'MLM fra le mani di Giovanni Maccaro, che suggerisce per Casa. Torna a manovrare il Fenerbahce, non ci sono linee di passaggio pulite. Silvestri anche in questo caso fa buona guardia e spedisce in rimessa laterale sul punto di battuta Trinchese, che prova a suggerire per Montefusco. Riparte il Porto con Nappi. Nappi ce l'ha su sinistro, il tiro, ancora Maccaro a dire di no.
Napi per Nocerino, ce l'ha sul destro, esce in marcatura Montefusco. Fenerbahce è poco organizzato in fase difensiva con le marcature che sono molto precarie. Riparte la squadra turca con Montefusco che prova a fare tutto da solo, impatta contro Nappi che se la sposta sul sinistro, prova a suggerire Delia, ma la sfera termina in rimessa laterale con Nocerino pronto a battere. Un tocco lezioso di Delia, ma il Fenerbahce ruba la sfera. Maccaro suggerisce per Trinchese, ancora anticipo importantissimo di Silvestri che chiude bene l'ennesima linea di passaggio, ma qui si perde Montefusco che ce l'ha sul sinistro e Petillo la spara in addosso all'avversario e termina in rimessa laterale la sfera. Torna il Porto a manovrare con Silvestri, Nocerino per Nappi, controllo difficoltoso sotto il pressing di Santella. Infatti il Porto perde la sfera, qui Montefusco non ha buon gioco, Nocerino per Nappi, ancora Nocerino c'era sul sinistro di prima intenzione per Delia, ma fa buona guardia Trinchese e la sfera termina in rimessa laterale per i portoghesi. Nappi, il destro, Maccaro c'è, Montefusco prova a far ripartire i suoi. Si passa alla fascia destra, Casa di testa ed arriva il vantaggio dei turchi del Fenerbahce con Casa che concretizza con un preciso tocco di testa, un suggerimento proveniente dall'out di destra, una sfera che taglia tutto il fronte d'attacco e si deposita alle spalle di Petillo, finora sugli scudi. Porto 0, Fenerbahce 1 e i portoghesi ripartono dal calcio d'inizio con Nappi e Nocerino. Ancora il Fenerbahce palla al piede con Montefusco che porta avanti palla, prova a servire Casa, ma Silvestri c'è, Silvestri si invola, Silvestri, ancora Silvestri, il destro si spegne a 2 centimetri dalla gloria, la cavalcata del centrale del Porto. Parte il Fenerbahce dopo il grande spavento con un suggerimento di Trinchese per Santella. Poco preciso questo passaggio, intanto prova Silvestri a organizzare la manovra, Nocerino ha un controllo difettoso, prova ad impattare Montefusco che sfugge, lascia sul posto Nappi, arriva il tiro di Santella, terribile conclusione di destro che centra il palo, sì, ma quello della struttura esterna. Intanto un altro possesso abbastanza abbozzato dal Porto, stava per approfittarne Casa, la palla si spegne in rimessa laterale ed arriva il fischio arbitrale che premia il pressing di Nappi che ha subito fallo. Riparte il Porto con Nocerino, serve Silvestri, ne ha 2 addosso, costretto a ripartire ma perde la sfera, Casa guida il contropiede dei suoi, lascia sul posto Nappi, palla centrale per Montefusco che nonostante un controllo difettoso sigla il 2-0. Fenerbahce 2, Porto 0, riavvolgiamo il film dell'azione con Casa che ha guidato il contropiede, ha servito sulla destra Santella, un cioccolatino per Montefusco che sbaglia il primo controllo ma è implacabile sul secondo tiro, scusate, sul secondo tocco di palla. Intanto arriva già la prima sostituzione da parte del Porto che sostituisce Delia, il capitano si siede in panchina ed entra sul terreno di gioco Russo. Intanto il Fenerbahce è implacabile ed arriva anche la decisione arbitrale che premia il pressing di Montefusco, rimessa laterale. Si riparte dalle parti di Maccaro, Montefusco, Silvestri ancora in pressing, perde la sfera Montefusco, ancora Silvestri, serve Nocerino, arriva il fallo cumulativo, il sinistro di Nocerino, Maccaro c'è, riparte il Fenerbahce, Casa ne ha 2 addosso, agisce spalla alla porta, serve Montefusco,
che la gira per Trinchese. Serve ottimamente Santele, il tiro di prima intenzione, ancora palo esterno, quello che sostiene la struttura qui al centro sportivo Maracanã, un tiro molto impreciso dovuto anche alla velocità di battuta. Tanto Nappi prova a ripartire, scambio ottimamente con Nocerino che non restituisce, un pallone facilissimo da controllare. Santella conclude l'azione spedendo in rimessa laterale ancora Nappi, una rasoiata centrale imprecisa su cui Nocerino non può fare parecchio. Silvestri prova ad anticipare Casa, ma il centravanti avversario è efficace, prova a servire di tacco il compagno di squadra. La palla termina in rimessa laterale, qui arriva un possesso completamente sprecato dai turchi, mentre Nocerino, costretto ad agire a ridosso del cerchio di centrocampo, trova un compagno in Silvestri pronto a tiro, ma Orio è molto attento e si immola per spedire la sfera in rimessa laterale. Riparte il Porto con Silvestri, ancora Silvestri, c'era sul destro ed arriva il gol che dimezza le distanze. Contropiede efficace di Silvestri che tutto solo ha lasciato sul posto un paio di avversari e, forte del suo slancio atletico, si è involato per la prima segnatura del Porto. Fenerbahce 2, Porto 1. Riparte il Fenerbahce. Silvestri, ancora Silvestri. Serve Nocerino di prima intenzione, il tiro di esterno destro si spegne ampiamente a lato su Maccaro in uscita disperata. Riparte Maccaro. Casa agisce spalle alla porta mentre viene ancora pressato da Silvestri. Si gira bene e qui arriva un controllo assolutamente difettoso di Trinchese che spedisce direttamente la palla in rimessa laterale e permette al Porto di ripartire con Nocerino che prova a servire un compagno meglio piazzato. Scambiano bene Santella e Casa. Santella qui doveva tirare, sbaglia assolutamente il controllo e il Porto spazza la bene meglio. Torna a manovrare il Fenerbahce con Orto. Santella. Santella, ancora Santella, il tiro deviato da Casa, ma la palla si spegne in rimessa dal fondo. Non arriva la deviazione efficace del pivot avversario. Qui Russo ha provato a piazzarla, ma Maccaro era ben attento. In questo caso lascia scivolare la sfera in rimessa dal fondo. Riparte il Fenerbahce con Santella. Serve Trinchese. Torna a manovrare il Porto con Silvestri, Petillo, Nappi. Cerca soluzioni. Nessun calciatore si propone, nessun compagno di squadra. Trova una buona linea di passaggio per Silvestri. Ne ha due addosso. Il sinistro, fondo. Tiro molto impreciso col piede meno nobile, quello del difensore portoghese. Qui Nocerino prova a portare un pressing efficace. Ottima chiusura di Silvestri. Torna a manovrare il Fenerbahce con Montefusco qui che viene portato via da Nappi. Strappa la sfera, ma la conclusione, il suo destro è molto impreciso. Torna a manovrare il Porto su questo suggerimento sbagliato di Maccaro. Guadagna una rimessa laterale la squadra lusitana. Silvestri si libera ancora efficacemente, giostra bene sulla sfera. Serve Russo che pensa al tiro, ne ha due addosso. Deve trovare spazio. Nocerino di prima intenzione. Maccaro risponde presente con una grande parata. Intanto Nappi anticipa ottimamente il suggerimento dei turchi e guadagna una preziosissima rimessa laterale da ottima posizione, quasi un calcio d'angolo questo
Si oppone efficacemente al suggerimento trinchese ed arriva il vero e proprio calcio d'angolo per la formazione portoghese. Corannappi ed arriva la deviazione efficace a rete di Nocerino, il cui destro riporta in equilibrio lo score parziale. Porto 2, Fenerbahce 2 con una deviazione chirurgica di Nocerino, che segna la sua prima gioia di giornata. Fenerbahce torna a manovrare con Montefusco. Nocerino guadagna una preziosa rimessa laterale. Montefusco ruba la sfera, ancora Montefusco, Nocerino si oppone ottimamente e spedisce in out di destra. Torna a manovrare il Fenerbahce. Nappi ruba la sfera, prova ad involarsi, bisogno di un suggerimento. Trova Silvestri che di tacco prova ad impensierire Maccaro, ma è debole la conclusione a rete. Torna a manovrare il Fenerbahce, che perde la palla. Ancora Nappi che si è spostato in posizione di centrale di difesa. Ancora Nappi, sempre Nappi. E arriva la conclusione di Nocerino, che si spegne a pochi centimetri dalla gioia grossa. Calcio d'angolo per il Porto con Nocerino, che ha provato la rasoiata centrale, ma Maccaro anticipa Silvestri. Montefusco guadagna una rimessa laterale, prova a guidare il contropiede dei suoi, il numero 8 in maglia verde, che serve Santella. Ancora Santella, tiro di prima intenzione col destro, ma arriva la deviazione di un difensore portoghese che evita guai ben peggiori. Intanto Silvestri prova a far ripartire i suoi in contropiede, ci riesce con un ottimo colpo di suola. Nappi, ancora Nappi per Nocerino, ce l'ha sul destro, il tiro di prima intenzione, arriva il 3-2 del Porto, che completa la rimonta e si porta avanti. Porto 3, Fenerbahce 2, e Nocerino concretizza la doppietta di giornata. Totale blackout dei turchi, che guidavano la partita per 2-0 e adesso si trovano costretti ad inseguire con un Porto mai domo. Ci prova adesso Nappi, il tiro, arriva il 4-2. Il Fenerbahce ha totalmente spento l'interruttore e il Porto adesso allunga. Porto 4, Fenerbahce 2, stavolta a timbrare il cartellino è Nappi. Partono i turchi con Casa, che prova ad involarsi, e il tiro del numero 9 si spegne a pochissimo dalla porta di Petillo, mentre riparte il Porto. Qui Nocerino ha provato il sombrero ai danni dell'avversario, riparte il Fenerbahce con Montefusco, che evita il gioco pericoloso di Francesco Silvestri. Calcio piazzato per il Fenerbahce con Santella, che proverà il destro. Arriva il tiro di Santella, la deviazione fortunosa di Silvestri e la palla entra in rete clamorosamente. Porto 4, Fenerbahce di mezza le distanze, si porta a 3. In attesa di ulteriori replay assegneremo la rete a Santella, mentre torna sul terreno di gioco Capitan Elia. Momento delicato per il Porto, che non deve perdere la testa. Intanto Nappi prova una conclusione improbabile e la palla si spegne ovviamente in rimessa dal fondo. Fenerbahce torna a manovrare Silvestri, ieratico in questo colpo di testa. Montefusco prova a suggerire Casa, che è troppo lemme e non riesce a mantenere in campo la sfera. Torna a manovrare il Porto con Silvestri. Nappi gira per Nocerino. Ancora Nappi. Nappi ce l'ha sul destro, lascia sul posto il diretto avversario. E che conclusione a rete! Maccaro c'è. Delia ci prova a sua volta, ma la sfera termina in fallo di fondo. Montefusco per Casa, che lascia sul posto Silvestri, e arriva la grandissima risposta di Petillo. Casa, colpo sicuro,
qui invece abbozza un tiro tutt'altro che preciso. Intanto riparte il Porto. Nocerino prova ad involarsi, ma trova solo una rimessa laterale. Punteggio parziale ancora cristallizzato sul 4-3. Nocerino per Nappi, gira Silvestri, prova il tiro, arriva la deviazione di Santella, ci è sembrato, rimessa laterale d'Elia, rapidamente per Nocerino, ancora Nocerino, perde la palla Montefusco, prova a suggerire Casa, ma c'è il pressing di Silvestri, il tiro, Santella si immola e ferma il diretto avversario. Rimessa laterale per il Porto, che qui sbaglia la rimessa, Casa, ancora Casa, ma Silvestri rimedia all'errore precedente e spedisce in rimessa laterale. Il tiro dalla lunga distanza, colpo di testa di Nocerino. Il Porto si chiude bene davanti alla propria area di rigore. Molto spesso i difensori lusitani si oppongono alle conclusioni dalla distanza. In questo caso calcio d'angolo e Casa. Ancora Casa, prova a spostarla sul destro. Prova un colpo di tacco, Santella, il sinistro, impreciso. Out. Si riparte da Nappi, che prova a suggerire d'esterno Nocerino. La sfera è ottima, ma la conclusione del numero 9 portoghese è tutt'altro che efficace. Ci scusiamo, Nocerino numero 7 prova in questo caso a servire Silvestri, ma arriva il fischio arbitrale, non si può dire a un compagno di squadra o all'avversario lascia, è un comportamento punito dal trofeo Jack, dal regolamento del trofeo Jack, mentre qui Casa prova a tenere in campo la sfera che a noi sembrata essere ancora in campo nonostante il fischio arbitrale, ma arriva la decisione. Qui D'Elia è costretto a girare al largo dall'area di rigore, la palla termina in fallo di fondo mentre riparte il Fenerbahce con Casa che la mette giù bene, continua palla a piede a giocare il Fenerbahce. Qui Montefusco un po' troppo sulle gambe, non è stato efficace nel ricevere il suggerimento di Casa. Intanto qui pericolosissimo 2 contro 1. Silvestri ancora un ottimo anticipo, fasi confuse a centrocampo, Nocerino alimenta l'azione per Silvestri che ce l'ha sul destro, prova a lasciare sul posto un avversario ma inciampa sulla sfera. E riparte il Fenerbahce con Montefusco che serve Santella, il destro lezioso e si spegne di pochissimo al di là dello specchio della porta presidiata da Petillo. Sarebbe stata un'ottima occasione per il pari questa. Intanto riparte il Porto con Nocerino che serve Nappi. Nappi cerca un suggerimento, trova D'Elia, qui destro abbozzato. Non impegna il portiere avversario. Santella, palla al piede. Si appoggia a Maccaro. Ancora Santella. Montefusco qui riesce a servire Casa. Arriva il tocco di mano del numero 9 turco. Riparte il Porto. Nappi ci prova dalla distanza. Tiro, tuttavia, molto impreciso. Manca pochissimo al termine del primo tempo, solo 60 secondi. Mentre prova ad involarsi Montefusco, lascia sul posto Nocerino. Casa qui viene recuperato dal stesso numero 7. Casa si lamenta per un colpo. L'arbitro non ravvisa irregolarità mentre il Fenerbahce riparte da Santella, costretto a velocizzare. Qui becca duramente Montefusco ed arriva allo scontro fra Santella e Nappi. Con il numero 4 portoghese ancora a terra, dolorante. Lo stesso Nappi sul punto di battuta. Si tocca il gluteo destro, ancora lamenta qualche dolore, ma è pronto alla conclusione. Mentre Maccaro sistema 2 uomini in opposizione al tiro di Nappi.
arriva il tiro di Nappi che termina alto di pochi centimetri e su questa conclusione errata arriva il duplice fischio che termina la prima frazione di gara, un Porto che ha legittimato con un buon gioco e con un pressing asfissiante questo vantaggio parziale. Ricordiamo, primo tempo che termina sul punteggio di 4-3 a favore dei Lusitani con un Nocerino e un Silvestri in grande spolvero. E in attesa della ripresa delle ostilità lasciamo linea alla regia.